Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2. Siamo nel multiplayer, quindi potremo vedere altra gente e... non è il mio profilo privato perché nel caso qualcuno mi venga contro so che ho i milioni, però non vorrei buttare via i soldi così, perché so che c'è gente che proprio va contro gli altri, lo fa apposta, e quindi è un profilo un po' citato. Ho miliardi qua. Ok, allora prendiamo un carico. Questo qui l'avevo già segnato. Ok, andiamo ad agganciare. Ah, ok. Qua. Perfetto. Agganciamo, abbassiamo anche l'asse. Almeno andiamo tranquilli. Anche se con questo in teoria non dovrebbe impennare, però, perché ha l'asse proprio in mezzo. Perfetto. Allora, è un viaggio abbastanza corto, dura 1 ora e 52, quindi penso ce lo faremo, aiuto, assieme. Niente, nel multiplayer ho già fatto qualche giretto, devo dire che mi trovo abbastanza bene. Non c'è troppa gente maleducata da venire contro, ma uno o due me li sono già trovati proprio che mi sono venuti contro, penso volontariamente. Là dietro ci abbiamo uno. Lo salutiamo. Perfetto, qui adesso è il server Europa 1. Se qualcuno vuole giocare con me, ben volentieri, anzi, mi farebbe anche molto piacere. Perché poi giocare da soli in multiplayer non ha molto senso, tanto vale giocare in single player. Però boh, ci sono i camion degli altri, quindi secondo me un po' di senso ce l'ha. E ho messo la prima mano per sbaglio. Qui ci sta per superare uno. Noi siamo ben carichi, adesso non mi ricordo quante tonnellate abbiamo, ma ne abbiamo già un bel po'. Guarda che bello lo scanner che ci sta superando. Noi dovremmo far gasolio, ma non lo facciamo qua. Io lo facevo superare, ma non vuole superare. Vediamo un po'. Eh sì, è proprio bello, dai. Tra l'altro ho un camion un po' più diverso qua. Oddio. Ok, dicevo, c'ho un camion un po' diverso. Adesso ve lo faccio vedere magari. Sarebbe questo praticamente. Quello dietro dovrebbe avere lo Scania R normale, non Streamline, perché vedo che ha i faretti sopra. Ha il coso parasole. Adesso magari rallentiamo, ci facciamo superare, lo guardiamo. No, vabbè, dai, andiamo. Poi magari non supera, sta dietro a noi. Succede un casino. Non so cosa vuole fare, perché io sono ai 90. Se mi vuole superare o cosa. Poi io pingo anche abbastanza basso, sono sui 30, 27 più o meno. Questo qui ci ha rinunciato a superare. Qua c'è tutta autostrada comunque. Ma il multiplayer mi piace abbastanza. Europa 1 sono dove c'è più giocatori, perché c'è più giocatori e soprattutto perché io voglio rispettare i limiti. E qua ci sono i limiti e non voglio togliere il limitatore perché non mi piace. E si andrebbe poi nell'irreale. Vediamo questo qui dietro cosa combina. Sembra che voglia uscire. No, ha rallentato. Sì, quindi sembra che voglia uscire. Là c'è 2. Noi continuiamo per la nostra strada. Stiamo portando spezie. 16 tonnellate. Allora no, non siamo tanto carichi.
Vediamo se quello là ha girato. Mi dispiacerebbe se avesse girato. Ma mi sa di sì. Peccato, volevo farvi vedere il suo camion. Ma sì, ha girato. Siamo da soli, quindi possiamo andarcene tranquilli. Adesso qui abbiamo l'uscita. Scaliamo mezza marcia. Scaliamo una marcia. Così. Ok. E ce la prendiamo belli, tranquilli, tranquilli, che tanto non abbiamo nessuno che ci corre dietro. Allora. Divieto di sorpasso, ma a me non mi interessa perché non ho nessuno davanti. Comunque il multiplayer è abbastanza bello per la gente che magari è un po'... non vuole il traffico della I che praticamente non fa errori, cioè non va mai a fare incidenti. Questo qui è un pochino più bello, vedi più gente, sembra più vero. Tra l'altro dovevo fare il gasolio, eh. E abbiamo più pochi cavolo. Aia. Non la vedo bene. Spero di avere il garage a Linz, eh. Anzi, mi tengo anche sott'occhio qui. Mettiamoci la dodicesima. Aia, ragazzi. Non è una bella cosa. Qui non sto neanche schiacciando, sto andando giù praticamente in dodicesima senza schiacciare, perché comunque vabbè, va bene. Ci sono i 50, noi li stiamo facendo. E anche perché sono senza gasolio, sennò fare un disastro. Qui siamo entrati nella città, quindi c'è il limite automatico, diciamo così. Il garage in teoria ce l'ho. Adesso qui vediamo di non fermarci, perché se ci fermiamo poi consumiamo di più. E a non schiacciare in fondo soprattutto, questo è schiaccio, consumo tanto. Ci mettiamo la nona. Aiuto, è sceso un chilometro. Non so se ci riusciamo. Oddio, cosa fa questo? Sì, abbiamo il distributore. Oddio. Mamma mia. Ciao a tutti. Sì, qua non ci sono collision, quindi si può andare tranquilli. Ok, missione compiuta, siamo arrivati. Facciamo un po' di gasolio. Facciamo il pieno già che ci siamo. Mettiamo anche così, almeno vediamo la lancetta che sale. Sì, sale veloce. Intanto vediamo gente che fa casini, ma noi ce ne freghiamo. Questo qui c'è il Volvo 3As, sì, il Volvo, il nuovo Mercedes Actros 3 assi. Dentro non c'è nessuno, io me ne vado gentilmente, vero? Tu non vieni dietro? No, perfetto. Bene, viaggio abbastanza corto, ci guardiamo anche di qua per stare attenti che non venga niente. Anche io devo girare lì, sai? Tu c'hai un highway, io ho uno Scania R730, mi sa che sono meglio io. No collision, vabbè, comunque ci stiamo dietro. Facciamo le cose abbastanza reali. Comunque questo profilo verrà utilizzato solo per qui, anche perché sennò avrei dovuto... cambiare, togliere la mappa, magari poi faceva casini e tutto. Quindi adesso va bene un attimo, aspettiamo che parcheggi lui, sperando che non sia una negazione. A quanto pare sembra abbastanza di sì. Da quanto va piano, fa niente. Chi va piano va sempre lontano, non sempre detto. Noi intanto ci portiamo avanti. Dietro è arrivato un altro. Noi aspettiamo che se ne vada lui, perché sennò poi è un casino fare retromarcia uno sull'altro praticamente. Va bene, io in questo caso mi preparo già bene, poi vedrò.
se n'è andato questo qui. Vabbè, io ti porto via. Dai, levati. Vabbè, senti, io manovra me la faccio. La mia bella manovra me la faccio, tutta tranquilla. Perfetto, ci riprendiamo un attimino. Sì, non si vede un tubo adesso. Bisogna andare indietro alla cieca praticamente. Ah, troppo. Il brutto è un po' gli scarichi che sono da fare così. Ecco qua. No. Ok. Ma che cavolo, per un millimetro. Ok, va benissimo. Sganciamo. Perfetto. Adesso niente, penso che questo episodio sia venuto comunque di una lunghezza normale, né troppo lungo né troppo corto. Qui c'è gente che si continua ad andare avanti e indietro. Qui suoniamo perché ho visto uno e non vorrei mai picchiarci contro. Perfetto, quindi io vi ringrazio per la visione. Venite a giocare con me se volete, se non volete no. Iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like. Da Aden è tutto. Ciao a tutti.